Vola sul tappeto magico, SpongeBob! Non osare chiudere gli occhi! Ciao ragazzi, sono Nyx, il vostro Space Tuber preferito! Oggi il mio canale ha raggiunto 1 milione di iscritti! Certo, molti di voi sono forme di vita gassosa, ma ehi, contate lo stesso! Dedico questo traguardo ai miei fan! I 2000 dialetti alieni che conosco non possono esprimere tutto l'amore che ho per voi! Svengo! Perché non vi iscrivete? Siete davvero i fan peggiori di tutti! Dicevo, oh, quasi dimenticavo, oggi non vi mostro la mia faccia perché mia sorella, la famosa space tuber di bellezza Miss Mandy, ha usato il sottoscritto per una dimostrazione sull'uso di ombretto di polvere di Supernova e non riesco più a toglierlo! Ah, perché non si toglie? Aspetta, il mio terzo occhio non dovrebbe staccarsi così? Mamma! Sono super emozionato perché oggi vedremo un altro prodotto del pianeta Terra, un luogo misterioso in cui i gatti possono essere gatti, ma anche pesci. Spedizione in arrivo! Woohoo! Ecco i giochi! Vediamoli insieme! SpongeBob Slimies! Amici, posso affermare senza ombra di dubbio che SpongeBob è un'importante divinità terrestre. All'anfilia solo le forme di vita superiori sono spugnose. Sulla Terra le spugne si usano per lavare i piatti sporchi, i tavoli, i pavimenti, i water. Non ti ho chiesto niente, Sharon. Oh, grande SpongeBob, mi inchino al cospetto del vostro spugnosissimo e galleggiante potere. Un attimo! Guardate! C'è una sacca contenente una misteriosa sostanza verde e viscosa! Potrebbe essere radioattiva e pericolosa! Se questo dovesse essere l'ultimo video che faccio, sappiate che... Ho 1 milione di iscritti! Ho 1 milione di iscritti! Ancora non ci credo! Ok, il laboratorio! Tan 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 tan. Roba seria! Svelami i tuoi segreti, strana roba verde e viscosa! Oh! È proprio verde! Mi piace! Questo lo mettiamo qui! La sostanza è lo slime di Nickelodeon! Viene usato per fare il bagno ai terrestri! Non emette alcuna radiazione percepibile! E quindi non è radioattivo! Il che significa... Woohoo! È viscoso! Estensibile! Super! Questi terrestri la sanno proprio lunga! Anche se questa è un'analisi di laboratorio serissima con gravi conseguenze metafisiche, maneggiare questa sostanza dà una gioia infinita! Voi non mi vedete, ma sto sorridendo da antenna a antenna! Bene, resta un altro elemento da scoprire. Ciò che contiene è un mistero, ma spero che sia plankton, perché mi ricorda il mio papà. Non è plankton. Assomiglia piuttosto alla malvagia specie aliena simile ai calamari, i calamuri. Io non sapevo che avessero già raggiunto la Terra. Spero che non stiano già invadendo il pianeta. Un'ultima analisi e il nostro esame clinico sarà completo. Il famoso splatter test. Potrei spiegarvi come funziona questo test, ma è roba troppo scientifica. Servirebbero dei grafici e roba così. Nyx, stai facendo ancora disastri? Mamma, sto registrando, lasciami in pace! Sono la mamma onnipresente. Sono dappertutto, in ogni momento. Non posso lasciarti in pace. Lo so, sei il peggior incubo di ogni teenager spaziale. Non rispondermi male o mi materializzerò quando la tua ragazza Lizzie Lucerto Cosa verrà a studiare astrofisica. Lei non è la mia ragazza, mamma. Lizzie, se stai guardando, sappi che sto mentendo. Ti amo, non liquefarmi col tuo alito lucertoloso. Metti tutto in ordine dopo. Oh no! Se questa spugna ti offende in qualsiasi modo, divino SpongeBob, ti chiedo scusa da parte dell'intera galassia! Ora devo... rapidamente pulire tutto, perché mamma... una pulitina qui e qui... scusa! Dopo approfondite analisi, do a SpongeBob Slimies un punteggio di 9 clicks su 10! È la divinità più spassosa che abbia mai studiato, ma tolgo un click per l'assenza di radiazioni! Bene, ora devo lasciarvi per classificare le gerarchie tra queste divinità di SpongeBob. Appare ovvio che questo Patrick è superiore a tutte le altre entità. Trasuda carisma ed è serio e intelligente. Grazie a tutti! Scrivete nei commenti chi è il vostro personaggio di SpongeBob preferito. Iscrivetevi e mettete like, se no vi vaporizzo! Sto scherzando.